Adesso io vorrei parlarvi dell'applicazione in pittura di queste cose. Ah, ma queste sono due esempi. Faccio un esempio. Sapete che i pittori devono ritrarre le cose dal vero, no? Sì. Allora, mettiamo che uno deve... Questo è un quadrato, no? Deve disegnare un quadrato. Se... Questo potrebbe anche essere una finestra. Se noi come punto guardato, PG, scegliamo quel punto lì, il pittore rappresenterà il quadrato con tutti i lati come se fossero una botte bombata. Ecco, lo disegna così. Attenzione, se spostiamo lo sguardo, mettiamo lì, PG lì, guardate come diventa il quadrato, non è più come prima, quel lato qua così fa dritto, così. È vero, come fai a vedere? Vabbè, questo da lì non è tanto facile, Alessandro. Allora, questo lo facciamo così e questo bombato più di prima perché il punto guardato è più distante. Un altro esempio: se il punto guardato è lì, PG, questi due lati, uno dritto e l'altro dritto, perché passano tutti e due per il punto guardato. E gli altri due più curvi di prima, perché il punto guardato è più distante. Questa è un'applicazione, è un esempio per come viene applicata. Comunque, adesso vi faccio vedere anche alcuni disegni che ho fatto nei quadretti e così vedete e vi divertite con i colori. Sì. Facciamo vedere con la luce. Proviamo. Andiamo qui. Ce ne abbiamo qua molti. Allora, facciamo così. Io li faccio vedere prima la telecamera e poi ve li passate e poi fate il giro e poi li raccogliete là sopra. Questo, vedete? Questo è un piccolo paesaggio in cui qui c'è un campanellino, c'è un orizzonte che è un lago. Leggermente curvo. Qua si dica proprio. Comunque qua si vede poco. Sì. Allora fai l'inquadrazione anche. Questo è un altro paesaggio. C'è un lago. Quando sei stanco Simone facciamo una pausa. Lo dici tu, decidi tu quando vuoi farlo. C'è un lago, c'è un orizzonte, il punto guardato è sopra l'orizzonte. Perché l'orizzonte è così. Vai Daniele. Oh là, cominciano le curve. Vedete? Questo è un paesetto, rappresenta un paesetto, c'è un campanile, una chiesa. Vedete questa linea? Questa linea è diritta, vuol dire che il punto guardato è su questa linea. Tutte queste invece sono curve. E queste girano intorno al punto guardato. Chi è? Le ha fatte a mano, vero? Sì. Allora, questo c'è un mare che è stranamente dritto. Stranamente dritto significa che il punto guardato è proprio sull'orizzonte, se no il mare veniva così oppure sembrava una collina. Tiè, il campanile solito pende di là, vuol dire che il punto guardato è da questa parte. Questo è un esempio di prospettiva con dei palazzi, dei parallelepipedi in cui il punto guardato coincide, dov'è la penna? Ecco qua. Coincide il punto guardato, coincide con uno dei punti focali, con il punto focale centrale. I punti focali in questa prospettiva, dopo ne facciamo un esempio alla lavagna. Ma come fa a fare i pini così belli? Sono 5. Questo è il punto centrale, 1, 2, 3, 4 e 5. Il punto focale centrale coincide col punto guardato. Allora le linee che passano per il punto focale, punto guardate, punto focale sono dritte, altrimenti erano storte anche queste. Vabbè, chi è? Ecco, per esempio qua il punto focale non coincide col punto guardato. Questo è il punto guardato, questo è l'orizzonte, l'orizzonte è curvo, il punto focale appartiene all'orizzonte e anche le linee che passano per il punto focale centrale sono curve, vedete? Curve. Così. Altrimenti, se il punto focale centrale coincideva, come nel disegno di prima, con il punto guardato, queste erano dritte.
e queste sono curve in questo modo, passano qua e qua per due punti che sono diametralmente opposti. Va bene. Chiaro. Questo è un esempio, qua il punto focale coincide con il punto guardato. Sì. Questo è un paesaggio di campagna. È stanco, sono bello. C'è il campanile che pende, vuol dire che il punto guardato è in questa zona. Ma lì li faccio. Questa è la gatta di mia mamma, la gattina sopra il mobile. Qua c'è una porta, vedete la porta quando l'ho disegnata come la finestra. Che bello! È davvero questo. Tieni. Questo sono. È un punto in cui il punto guardato coincide col fuoco, sono molto facili da fare, le linee che passano per il fuoco sono dritte. Ma un altro esempio, un paesino. Sembra quello di prima. Prof, essere calmi. Un altro esempio, sì, è un soprannome. Ciao, stai. Un esempio di palazzi. Ce ne sono tanti. Sì. È metano. Quando erano piccoli nel mio paese tutti avevano tanti soprannomi. E lei perché lo chiamavano Sergio? Perché mi chiamavano anche Caligola. Ah, ti chiamavano proprio? No, Caligola prima. Poi dopo. Vedete?